e ben ritrovati con un'altra puntata imperdibile di Amici a Quattro Zampe TV Edition. Come vedete non sono sola nemmeno oggi, perché Stellina non manca mai, ormai è diventata la nostra mascotte, e non mancano nemmeno i nostri esperti pronti per darvi dei consigli utili su come crescere al meglio i vostri amici animali. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di adozioni, di come scegliere il cucciolo ideale. Io non l'ho ancora scelto. E voi? Beh, non ditemi che siete già in crisi per i piccoli problemi che state incontrando in questa convivenza. Non temete, c'è il nostro Paolo. Andiamo! Grazie per la fiducia, Chiara, grazie mille. E dico a tutti gli amici a casa di non perdersi d'animo, lo dico soprattutto a Luca da Treviglio che ci manda questa mail. Stiamo per imbatterci in una cosa bellissima, facciamo tesoro di questi primi giorni, perché sono i più belli sotto certi punti di vista. L'inizio di un'avventura. L'inizio di un'avventura, l'inizio della convivenza, mi piace tanto questa parola. Luca, cosa diciamo a Luca, Chiara? Innanzitutto, i primi accorgimenti che devi fare non appena queste quattro piccole zampette e questa codina entrano nella tua casa è quello di farlo sentire a suo agio. Quindi la prima cosa, Chiara, che va fatta è quella di dargli un bel giaciglio che deve essere, che il cagnolino deve individuare come sua cuccia, preferibilmente lontano dai luoghi di forte passaggio, che può essere un corridoio, vicino alle porte d'ingresso, vicino alle finestre, un angolino tutto suo, e lì sarà il suo giaciglio. Dopodiché bisogna anche identificare un posto dove il cane mangia. Questo lo sceglieremo, può essere non distante dal suo giaciglio, può essere in cucina, può essere sul balcone, può essere dove vogliamo, alcuni lo fanno in bagno. Ma l'importante deve essere che lui abbia dei punti di riferimento. Bravissimo, bravissimo, guardate che abbia dei punti di riferimento. Altra cosa, ovviamente, quando è molto piccolo, è dargli anche uno spazio dove poter fare i suoi bisognini fisiologici. Ma non dimentichiamoci, Luca, che tu dovrai, ne abbiamo già parlato, dovrai portarlo fuori con regolarità, perché il cane deve abituarsi a sporcare in giro e non in casa. Quindi utilizziamo dei fogli di giornale, è meglio ancora del foglio di giornale delle traversine, abbiamo già sottolineata questa cosa. Altri accorgimenti, Chiara, che dobbiamo usare quando arriva il nostro cagnolino: dovrà abituarsi anche a noi. Quindi la nostra presenza in casa, Chiara, è ovvio che sarà sempre, varierà da giorno a giorno. Tu immagino che non sarai in casa tutto il giorno, vero? Assolutamente no, spesso si è fuori casa, per cui si va a lavorare, tanto tempo in cui, esatto, anche gli animali stanno da soli. Sai magari qual è un errore che fanno tanti amici? È quello di prendere il cane e iniziare, magari si prendono anche una settimana di ferie e non si staccano mai dal cane. Questo cosa comporta? Comporta che poi, finita la nostra settimana di ferie, dove il nostro cagnolino si è abituato alla nostra presenza costante, giorno e notte, e il cane poi sente la nostalgia, noi ce ne andiamo, rimane tutto solo in casa e inizia magari a piangere, i vicini sentono disturbati, magari inizia una piccola distruttività, cerca di mordere lo stipite della porta, eccetera. Quindi dal primo momento in cui entriamo in casa, il consiglio, Luca, che ti raccomando è: metti sempre qualche porta tra te e il tuo cane. Ci sono dei momenti in cui si sta insieme, ci sono dei momenti invece in cui, anche se sei a casa, tu ti fai gli affari tuoi e lui si fa gli affari suoi. Questo è importantissimo. L'ansia della separazione, attenzione, è sempre dietro l'angolo. Quindi, fin da che il cane è piccolino, evitiamo di stare sempre appiccicati come un francobollo e sta sulla cartolina. Paolo, sei stato chiarissimo, anche se Chiara sono io. Esatto. E insomma, con i cani ci si comporta un po' come con i bambini. Infatti, giusto, anche se i cani e i bambini non sono la stessa cosa, ma nei primi mesi di vita ci sono veramente tantissime similitudini. Ricordiamo subito velocemente il tuo indirizzo mail: paolo@allegracagnara.it. Seguite la rubrica Amici con la coda sull'Eco di Bergamo e anche questa simpaticissima trasmissione. È arrivato il momento di A scuola con Fido. Ma che bravo che sei diventato. Cari amici, sapete tutti giocare a Tris, vero? Beh, avete mai pensato che potreste giocarci anche col vostro cane? È proprio questo quello che vedremo oggi con Giorgiana.
giocheremo proprio a Tris. Come fare? Allora, innanzitutto dobbiamo disegnare la griglia. Bene, se siamo a casa, in appartamento, possiamo anche semplicemente mettere dello scotch o del nastro isolante per terra colorato e delimitiamo la griglia appunto con questo materiale. Se invece, come nel nostro caso, siamo sul prato, in giardino, noi abbiamo usato ad esempio i paletti dello slalom dell'Agility Dog, a casa potete tranquillamente utilizzare il manico della scopa o dello spazzolone. Cosa serve al cane imparare a giocare a Tris? Beh, serve innanzitutto per insegnargli la ricerca del cibo. Ma attenzione, anche un'altra cosa molto importante, a vincere la paura delle griglie. Molti cani hanno paura ad esempio delle griglie, dei grigliati che trovano in terra. Questo può essere un approccio iniziale a vincere questa piccola paura. Mettete in terra nelle varie caselle della griglia 9 bocconi e portateli il vostro cagnolino. Potete anche giocare a squadra se avete un amico con un altro cane. Meglio è se il cane sa già fare il comando resta e risulta tutto più semplice, se no fatevi aiutare da un amico che magari lo trattiene un attimino per la pettorina. Lo manderete poi verso la griglia, il cane prenderà un premietto e lì dovrete essere bravi, non farglieli mangiare tutti e 9 insieme, ma riportarlo subito verso di voi. Una volta arrivato, metterete dove il cane ha preso il premietto un bicchierino o qualcosa che segnala il fatto che ha occupato quel posto in casella. Ora, il vostro scopo sarà quello di giocare la vostra carta, quindi andate a disturbare la sequenza del cane. Bene, fate attenzione perché si tratta di una vera sequenza, quindi laddove il cane ha fatto il suo punto, voi dovrete andare a disturbarlo mettendo il vostro punto vicino a dove l'ha messo lui, proprio come quando giochiamo a Tris con la matita. Dopo toccherà di nuovo al cane e vedremo chi arriverà per primo a fare il fatidico Tris. Bene, buon divertimento con Giorgiana, andiamo a vedere questo esercizio. Allora amici, ora vediamo nella pratica quanto detto da Paolo finora e cerchiamo di vedere come si può giocare con il cane. Anche se siete molto piccoli, se avete figli o quant'altro, potete insegnare dei giochi veramente semplicissimi. Io ho preso queste asticelle che noi usiamo per gli ostacoli, ma potete usare dei rami, potete usare il bastone della scopa, qualsiasi cosa abbiate in casa che possa fungere tanto per disegnare quello che penso che conoscete tutti e che adesso comincerete a figurare, che è la semplice griglia del gioco del Tris. Eccola qui. Quindi qualsiasi oggetto abbiate a vostra disposizione, noi addirittura a volte lo facciamo all'asilo con i bambini e mettiamo del nastro adesivo, quindi qualsiasi cosa. A questo punto quello che dobbiamo avere dei bocconcini, io ho scelto del Wuster di pollo e tacchino perché è una scelta innanzitutto economica, se il cane non è allergico a nulla va benissimo. Allora, tieni, come si chiama il cagnolino? Allora, Jolie, tieni Jolie un pochino più in là, intanto che sistemo il gioco. Mettiamo dei bocconcini, qua sarà ancora più difficile perché c'è l'erba, quindi mettiamo un bocconcino per ogni quadratino del nostro gioco. Ok, se vi ricordate bene il Tris, vi ricordate che quando scegliete un quadrato diventa il vostro inizio di gioco per il Tris. Inizia sempre il cane, quindi porta pure la tua Jolie a cercare. Eccola, lasciamola annusare, vediamo cosa si comincia ad annusare, bene. Eccola lì. Quindi comincia a prendere il primo bocconcino. Dove ha scelto il cane mettiamo un bicchierino. A questo punto invece toccherà a lei decidere quale punto della griglia vuole. Cosa scegli? Quello, il primo là in cima, allora levo il bocconcino e metto un oggetto. Questo significa che questa è la sua mossa. Ok, a questo punto di nuovo percorre la griglia con il cane alla ricerca del prossimo bocconcino. Il cagnolino comincia a sentire qualcosa di buono, vediamo dove si incammina. Ecco qui, ecco, ha scelto questo quadratino, quindi qui metteremo un altro bicchierino. Non abbiamo purtroppo tempo di finire il gioco, però a questo punto è in vantaggio il cane. Quindi questo è uno dei piccoli giochi che potete fare con il vostro cane, ma non solo. Se siete due bambini con due cani, tre persone con tre cani, potete farlo anche a squadre o a gruppi, ok? Sempre più bello, ovviamente, usate i bocconcini più buoni. Un gioco che si può fare nel bosco, in giardino, in casa, quando piove e quando c'è bello.
Grazie Giorgiana, anche questi sono dei semplici giochetti da fare con i nostri animali per crescere dei cani obbedienti ma soprattutto felici. E quando per la prima volta portiamo un cucciolo a casa, di che cosa invece veterinario ci dobbiamo preoccupare? Ci sono una serie di cose a cui obiettivamente una persona non pensa, ad esempio i farmaci. Le scatole dei farmaci non possono essere lasciate sul comodino, perché come capita anche nei bambini, il cane arriva, sente degli aromi che ovviamente il bambino non sente, ma il cane sente degli aromi, dei profumi e se li mangia, mangia la scatola, mangia il blister, mangia le pastiglie. Un'altra cosa a cui non pensiamo e capita spesso, soprattutto a chi ha bambini piccoli, perché il cane poi uno lo prende soprattutto quando ha bambini piccoli per rendere il bambino felice, è che il calzino utilizzato, il collant, hanno dei profumi che loro recepiscono che sono assolutamente invoglianti. Quindi queste cose state attenti, mettetele via subito al coperto, al chiuso, perché il cane le prende, le mastica, le ingerisce e poi noi lavoriamo, perché lavoriamo tanto, a tirargliele fuori in un modo o in un altro. Altra cosa importante, come è arrivato il cane, bisogna immediatamente, nell'arco di 2-3 giorni, andare dal veterinario. Perché certo. Questo? Perché il veterinario vi visita il cane, vi controlla che non ci siano parassiti, vermi, che possono essere anche potenzialmente contagiosi per noi, pulci, zecche, e valuterà il primo piano vaccinale. Certo. Normalmente le malattie contagiose, mortali anche nel cucciolo, sono la gastroenterite da parvovirus, il cimurro che conosciamo tutti come memoria ancestrale, esatto, le leptospirosi e altre malattie, a cui aggiungere in estate un piano di profilassi anche contro la filariosi cardiopolmonare, che è una malattia trasmessa dalle zanzare. Quindi queste cose necessitano poi di un richiamo, con dei tempi ben precisi, il vostro veterinario sarà perfettamente in grado di aiutarvi e spiegarvi tutti questi passaggi. Anche perché è una fase abbastanza delicata quella del cucciolo in casa, eh? Una delle più difficili, credo. Assolutamente, assolutamente. E poi, ecco, cercate di seguire assolutamente i consigli educativi di Paolo e di Giorgiana, perché non dovete arrabbiarvi se un cagnolino sporca lì, non è abituato, dovete pian piano insegnarglielo. Ricordatevi che un bambino leva il pannolino intorno ai 2 anni e mezzo, 3 anni, ci sono gli eccezionali che a 2 anni non lo levano, ma anche per il cane bisogna aspettare qualche mese. Quindi pian pianino lo educhiamo, insistiamo, educhiamolo, ma portiamolo al veterinario, perché con quelle feci possiamo anche noi prendere dei parassiti. È sufficiente un trattamento, un controllo da parte del veterinario, di personale che ha studiato ed è preparato esclusivamente per fare questo, mi raccomando. Grazie dottor Lorenzi. Nella prossima puntata ci occuperemo invece di quelli che sono i cani un po' più maturi, i cani adulti, no? Spesso si parla del cucciolo e un po' meno invece di quelli che sono i cani che hanno qualche anno in più, un po' più vecchiotti. Per cui la prossima puntata ci parlerà di questo. Benissimo. Affare fatto. Voi allora seguite alla lettera i consigli del nostro veterinario, del nostro educatore, per avere dei cani che siano forti nella salute e anche nello spirito. Perfetto, bravissima Chiara. Alla prossima, ciao.